Let's go specialisti e benvenuti a questo nuovo video. In questo caso qui vi svelerò tutte le informazioni leaked, trafugate, in questo caso le teorie e tutto quello che c'è da sapere su quello che sarà il decimo specialista e perché dovrebbe esserci un decimo specialista o se c'era perché è stato tolto. Vi farò vedere tutte immagini, vi spiegherò un pochino di cose, un pochino di easter egg e così via. Allora, per prima cosa siamo qui su Gauntlet, ho questa qui una mappa del primo DLC per chi non ce l'avesse o non lo sapesse, e in questa zona della in questa mappa c'è una zona particolare in cui è possibile vedere tutti gli specialisti o almeno l'equipaggiamento di tutti gli specialisti, e ci sta proprio un in questo caso una zona dove non vedremo nessuno specialista. Il nome sarà tra l'altro cancellato, come se fosse stato trafugato, rubato. E in questo caso voglio farvi vedere un pochino di cose. Allora, per prima cosa siamo qui già nella zona dove ci sono tutte le cose degli specialisti. Qui possiamo vedere, allora, qui abbiamo il Reaper. Poi qui abbiamo uno specialista cancellato, ma qua è il Tempest, come possiamo vedere dall'equipaggiamento. Qui abbiamo il Battery. Andiamo di qua. No, ho sbagliato strada, scusatemi. Ok, andiamo di qua. Quindi abbiamo altri, abbiamo le varie armi, abbiamo la sentinella, abbiamo qui l'Outrider, il Firebreaker, lo Spectre e così via. Poi se andiamo dall'altra parte ovviamente ci sono anche gli altri. Comunque, vi voglio far subito vedere che questo qui è la, diciamo, non so come chiamarla, questa sarà l'alcova, la vogliamo chiamare, l'alcova di quello che dovrebbe essere il decimo specialista. E come vedete il nome è completamente cancellato, è stato grattato via, e troviamo una carta qui. Troviamo il Jack, in questo caso nero, o di picche, come lo devi chiamare, in inglese si chiama Black Jack. Allora, il Black Jack ora cos'è? Il blackjack, oltre che essere una tipologia di gioco d'azzardo, una modalità di gioco, come la volete chiamare, blackjack è anche un nome indicato per i ladri, per chi trafuga, ruba, eccetera, eccetera. Quindi, quello che vi posso dire è che ora c'è un'altra teoria. Ora ci basterà andare, ragazzi, nel mercato nero e vi svelerò alcune cose riguardanti questo tizio con cui stiamo parlando, con cui diciamo chiacchieriamo ogni volta qui nel mercato nero, che fa battute, gag, eccetera eccetera. Per prima cosa, ragazzi, lui che ora vediamo all'inizio non era visibile la sua faccia, nemmeno se si aumentava la luminosità. E la cosa che vi voglio dire su di lui è questa: il suo nome è Blackjack. E voi direte, ma come il suo nome è Blackjack? E invece sì, il suo nome è proprio Blackjack, come la carta che abbiamo trovato lì. Quindi la cosa potrebbe essere: ha rubato lui la carta? Perché con le nuove patch ora la sua faccia è molto più visibile rispetto a prima? Ha rubato lui, scusate, non la carta, ha rubato lui questo specialista, il suo equipaggiamento? Quindi lo vedremo che verrà dato nelle criptochiavi di contrabbando, che verrà preso tramite le criptochiavi? O è proprio lui questo specialista? E ha derubato, trafugato solo qualcosa, come potrebbero essere armi ed equipaggiamento che viene messo nelle casse, nelle criptochiavi? Non lo so questo, ma ora vi voglio far vedere un'altra cosa. Se andiamo qui su impostazioni, andiamo sulle impostazioni immagine e aumentiamo un pochino la luminosità, dovrebbe essere forse più visibile in questo caso la faccia di questo tizio. Sto cercando di farvela vedere, non so se riuscite a vederla meglio. Ok, ora si vede un pochino meglio la faccia. Ora, voi che state vedendo la faccia di questo tipo, che ora si vede molto meglio, non vi ricorda qualcuno? Non vi ricorda un personaggio di qualcosa? In questo caso, ragazzi, lui, esattamente lui, come state vedendo ora dall'immagine, ha lo stesso orologio, ha lo stesso, ovviamente, taglio facciale della bocca, della barba, eccetera, eccetera, di un personaggio di zombie. Quindi lui potrebbe essere un chiaro richiamo al fatto che un personaggio di zombie verrà messo come specialista, e sarà lui lo specialista Blackjack. Sapete perché? Perché lui è Blackjack? Perché, ragazzi, verrà messo più avanti con delle patch, ovviamente con qualche nuovo aggiornamento, eccetera eccetera, verrà messo la possibilità di giocare con Blackjack Team solo per un limite di tempo, solo per un giusto per qualche partita, penso, per fare dei contratti, eccetera eccetera. Ci sarà un contratto che possiamo sbloccare qui all'interno del mercato nero, in cui potremo giocare con lui. Come potete vedere dal file che vi sto facendo vedere ora, in questo caso state vedendo proprio delle persone che su PC hanno estrapolato i dati, i codici della patch, sono andati a leggerli, eccetera eccetera, hanno trovato tutte queste informazioni su Blackjack.
oltre che confermare che il suo nome, il suo, anzi in questo caso il suo nickname è Blackjack, del tizio del mercato nero, va a confermare anche il fatto che potremo giocarci attraverso diciamo attraverso dei contratti per ottenere magari delle ricompense, delle casse in più, delle armi particolari, delle skin eccetera eccetera, e chissà, proprio sbloccare lui attraverso questi contratti o nelle casse. Quindi cosa ne pensate di questa cosa? Secondo voi che potere potrà avere questo Blackjack? Io penso quello di rubare i poteri avversari, o se no proprio di bloccarli, cioè che quando lui attiva il suo potere specialista in una zona intorno a sé non è più possibile utilizzare specialità o non funziona. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se vi è piaciuto, o se no che scarica le specialità. Questa potrebbe essere una cosa molto interessante, fatemi sapere cosa ne pensate, speculiamoci un pochino, e spero che tutte queste informazioni riguardanti Blackjack vi siano piaciute.